venuto in cantiere e oggi ti voglio mostrare come si realizza la fondazione di una casa in paglia in modo che sia sempre molto ben isolata, come appunto sono le pareti di una casa in paglia, che hanno un'alta prestazione. Ci troviamo su una platea calda. Cosa vuol dire? Vuol dire che è stata isolata nella parte inferiore di questo oggetto. E soprattutto le pareti sono già isolate. Abbiamo utilizzato un sistema prefabbricato. Cosa vuol dire? Sono dei casseri dove vengono posizionati in base alla pianta dell'edificio e poi si getta al suo interno il cemento armato che diventa la fondazione. All'interno della platea vengono già previsti gli impianti di scarico, l'impianto delle acque nere e l'impianto delle acque bianche e anche l'impiantistica per quanto riguarda le parti elettriche. Qui sono i corrugati delle parti elettriche. E un'altra particolarità di questa casa, perché abbiamo deciso di fare una platea appunto, è perché la relazione geologica ci spingeva a progettare una fondazione che contenesse l'acqua, la spinta dell'acqua dal basso. Infatti qui abbiamo il problema della risalita dell'acqua dal basso verso l'alto, perciò al di sotto di questo strato di cemento è stata prima isolata con dell'elettrocellulare e poi impermeabilizzata con una guaina che tiene la spinta dell'acqua e anche il gas rado, perciò una guaina con la doppia funzione. Sopra questo muro verrà ancorato il pannello in legno della casa in paglia e questa sarà la sagoma della futura realizzazione appunto in balle di paglia. Qui immaginati ci sarà il soggiorno e là in fondo la cucina e puoi già vedere le dimensioni che avrà questa casa. Perciò il mio consiglio per realizzare una casa di qualità che duri nel tempo, devi sicuramente investire per realizzare una buona fondazione, perché una buona fondazione isolata è anche il motore che poi ti permette di resistere a un sisma oppure all'acqua. Perciò la casa avrà una lunga durata. Per oggi è tutto, ti ringrazio, ti ricordo che la mia casa in paglia online è edificidipagliaitalia.com, dove puoi vedere altri aggiornamenti e altre immagini dai miei cantieri di casa in paglia. Ciao!